olandese, e la famiglia ci ha chiesto di poter ospitare questo momento, un momento di salute, di accoglimento, e ci è stato specificato che Mimmo non era credente, ecco, che era come tra laici, cristiani, musulmani, magari le fa su altre basi, ecco. E a voi che piangete quest'uomo che ci ha lasciato. Dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Molti diranno in quel giorno: opere molto potenti. Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Ho scelto questo testo per diversi motivi. Ho inizio di scrivere, probabilmente non lo conoscevo, non avrebbe definito uno che esercita scrivere, e ho un po' il mito del giornalismo. Il giornalismo che va a scrivere, è un modo di rivelare come stanno le cose, e questo è un... analizzavano quello che succedeva, guardavano una società che sembrava andare bene, ma in verità. E la Chiesa è uno dei luoghi che rivendica. Adesso si è portato lì dove è andato. Mimmo era anche l'uomo, per carità, non era serioso, non era proprio quello che si dice un battutista. Andava più per citazioni, per parafrasi, da conto qual era il politica, letteratura, poesia, filosofia, calcoli, equazioni matematiche. Però qualcuno ha anche scritto in questi giorni, e anche bene, che poche volte la sua ironia sconfinava nel... Tu sei stato un compagno per me, per la vita, che nel cervello, egoisticamente ti ho abbandonato, ti amo. Guarda che poi abbiamo pubblicato.